Ciao, benvenuti al podcast di Avvento. La tua parola mi fa vivere, della diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza. Il Signore ti abbraccia con la sua parola. Il Vangelo di oggi. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni, da Abramo a Davide, sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo, 14. E adesso, qual è la parola per te oggi? Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ho scelto questa parola perché mi parla di una promessa che Dio ha fatto a tutti noi attraverso questa lunga genealogia. Una genealogia che porta in sé l'assurdo, ma che si compie in un ricamo costante di fedeltà di Dio e infedeltà umana. E allora penso, meno male che c'è Dio, meno male che Lui è fedele e meno male che non si scoraggia, meno male che si serve di uomini rozzi, crudi pescatori, prostitute, pubblicani e ladri per mostrare fino a che punto ci ama. Meno male che tra i suoi preferiti ci sono tutti quelli che hanno bisogno, meno male che Lui è capace di curare, ascoltare, regalare amore. Meno male che sceglie di incarnarsi in una storia fatta di uomini e donne come noi. A noi basta semplicemente scegliere di far parte di questo progetto o ignorarlo. Ma se scelgo di far parte di questo progetto, decido di ricevere tutto dal Padre. E meno male, perché se anche la mia vita non fosse un granché e non è vero, ha collaborato comunque a costruire il grande progetto d'amore del Padre. Matteo ci ha narrato questa storia di Dio, ma è Dio che scrive la storia ed è la nostra. Per seguirci e ricevere i prossimi podcast, iscriviti al canale di YouTube della Diocesi di Montepulciano. Ciao, il Signore è con te e ti vuole bene. A domani. Umanità. Noi ti lodiamo, Signore.